Sul fatto del trasferimento in fascia rossa, per ora non abbiamo ancora una notizia ufficiale, anche se i dati che sono stati valutati ci portano in quella direzione. Oggi il provvedimento che verrà emesso sarà anche un provvedimento di più ampia portata che modifica leggermente la situazione in essere fino ad oggi da parte del governo, in modo particolare il fatto che ci sarà per esempio la possibilità per i singoli governatori di individuare dei territori nei quali poter restringere ulteriormente la situazione, passare in una fascia più stringente. Ci sarà il provvedimento che indica come basta o la presenza dell'RT o anche la presenza dell'indice di incidenza superiore a 250 per 100.000, o addirittura la presenza consistente delle varianti per trasformare il colore di una regione. Ecco, questi saranno alcuni dei contenuti del nuovo provvedimento che sarà un decreto legge emesso dal governo. Io da parte mia voglio dire che ho richiesto, ripeto, ancora una volta, che venisse prevista la possibilità per i figli dei sanitari di continuare a frequentare le scuole in presenza. Dovrebbe essere anche questa richiesta inserita nel nuovo decreto legge. La fascia rossa partirebbe da lunedì, quindi. Il ministro ha detto che partirebbe da lunedì. Quindi per ora nessun weekend blindato. Per ora nessun weekend blindato, ma lo Solo sapete meglio di me, solo mi 3, 4, sembra 5. 3, 4, 5 di aprile in cui si prevederà una chiusura generalizzata a tutto il Chiudono i nidi anche, che le aveva lasciato aperte. paese. Chiudono i nidi che avevo lasciato aperto. Basta. Buongiorno a tutti, buona domenica.